Carissimi amici e amiche di Apparecchiare la Santità, oggi andremo a scoprire un alimento particolare. È un alimento che di solito non si cucina da solo, ma è abbinato ad altri alimenti per fare appunto un contorno o anche un primo, un piatto legato a una tradizione magari anche regionale, e questo alimento serve proprio. La caratteristica di questo alimento è che varia anche di sapore, la prima. La seconda caratteristica molto importante è quello che in natura si fa fatica a trovarlo perché bisogna cercarlo. Qual è questo alimento? I funghi! Oggi parleremo dei funghi come alimento che prima di tutto vedremo nel Papa utilizza parlando di vocazioni. Esattamente Papa Francesco nella prima parte di oggi dirà che i preti non sono come i funghi che nascono all'improvviso il giorno dell'ordinazione e arrivano in cattedrale, ma hanno una storia personale, da dove vengono, la loro famiglia, la loro educazione. Hanno poi soprattutto un tempo di formazione nel seminario. Ecco allora che noi dovremo pregare proprio affinché si formino santi sacerdoti. Nella seconda parte, che è la nostra parte concreta, dove andiamo a vedere che le parole del Papa si attualizzano, andremo al Santuario del Divino Amore a Roma. Qui al Santuario del Divino Amore, da qualche anno, c'è appunto il Seminario degli Oblati della Madonna del Divino Amore. Qui incontreremo sia il rettore che i seminaristi, i quali ci confermeranno che appunto loro non sono funghi, ma sono in seminario proprio per il periodo di formazione, una formazione umana, spirituale e pastorale. Terza parte, invece, poi andremo nella nostra cucina, da Suor Erminda, a fare un piatto particolare con i funghi. Ecco allora che partiamo subito con le parole del Papa. L'odierna pagina evangelica presenta Gesù che invia in missione 72 discepoli in aggiunta ai 12 apostoli. Il numero 72 indica probabilmente tutte le nazioni. Infatti, nel libro della Genesi si menzionano 72 nazioni diverse. Così, questo invio prefigura la missione della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti. A quei discepoli Gesù dice: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Questa richiesta di Gesù è sempre valida. Sempre dobbiamo pregare il padrone della messe, cioè Dio Padre, perché mandi operai a lavorare nel suo campo che è il mondo. Il sacerdote è un uomo che nasce in un certo contesto umano. Lì apprende i primi valori, assorbe la spiritualità del popolo, si abitua alle relazioni. Anche i preti hanno una storia, non sono funghi che spuntano improvvisamente in cattedrale nel giorno della loro ordinazione. È importante che i formatori, i preti stessi, ricordino questo e sappiano tenere conto di tale storia personale lungo il cammino della formazione. Abbiamo sentito il Papa che ha detto che i sacerdoti non nascono improvvisamente come i funghi
e compaiono in cattedrale il giorno dell'ordinazione, ma hanno una storia loro personale, perché vengono da una famiglia, hanno avuto un'educazione, una formazione, e poi soprattutto, prima di diventare sacerdoti, bisogna che i ragazzi che hanno avuto la chiamata svolgano un periodo di formazione molto intenso e anche lungo. È il periodo che passano in seminario. Ecco perché oggi noi siamo venuti in un luogo un po' particolare, al Santuario del Divino Amore di Roma, dove oltre al santuario c'è anche un seminario. Adesso noi andiamo a scoprirlo e gli chiederemo se veramente i preti futuri non sono come i funghi, ma hanno questo periodo lungo di formazione. Andiamo in seminario. Abbiamo sentito il Papa che ha detto che i sacerdoti non sono come i funghi che nascono all'improvviso e compaiono il giorno dell'ordinazione in cattedrale. Ecco perché allora siamo venuti qua al Santuario del Divino Amore a Roma a intervistare il rettore del seminario degli Oblati di Maria del Divino Amore. Sì. Ciao Don Enrico. Buon pomeriggio. Grazie di averci accolto e prima di tutto vogliamo chiederti di presentare un po' questa realtà del seminario che noi non conosciamo. Sì, è una realtà che sta intorno al santuario della Madonna del Divino Amore, un santuario antichissimo. Qui sul colle la chiesa è stata costruita nel 1750, quindi sono secoli. L'immagine della Madonna del Divino Amore è del 1300, quindi tanti secoli di storia dove tante persone sono passate davanti a questa immagine per deporre le loro preghiere, le loro tensioni, e le loro richieste e i loro ringraziamenti. Nel 1930 questo colle, che era quasi abbandonato, è stato rilevato e preso e è stato nominato parroco Don Umberto Terenzi, che ha restaurato la chiesa e intorno a questa chiesa ha anche fondato, ecco, un gruppo di donne, di uomini, di suore e di oblati che fossero a disposizione, a servizio del santuario della Madonna del Divino Amore. È ovvio che per arrivare ad essere sacerdoti a disposizione del santuario è necessaria una formazione. Da qui è partito, ecco, l'idea del seminario degli oblati della Madonna del Divino Amore. Questo è il santuario dei Romani, santuario dove la gente viene, ecco, per deporre una candela, per deporre una richiesta, ma un santuario conosciutissimo da tutti quanti i romani. Ricordiamo sempre, ecco, il grande voto che la città di Roma con Pio XII ha fatto alla Madonna del Divino Amore per la liberazione della città di Roma, ed è avvenuta, ecco, la protezione di Maria per questa città. Quindi è importante, è ovvio che intorno al santuario è necessario che ci siano delle persone, uomini e donne, suori e sacerdoti, che si mettano a disposizione per il servizio di tanta gente che giornalmente e tutte le domeniche affluisce qui per chiedere, per pregare, per riconciliarsi, perché c'è un flusso enorme di gente che viene anche per la riconciliazione. Allora, accennavo prima che il Papa ha usato questa forte immagine culinaria, presa appunto dal fungo. Cioè ha detto, guardate che i sacerdoti vengono da una famiglia, hanno un periodo di formazione, non nascono all'improvviso. E ha usato cioè questa immagine qua dei funghi per dire una pastorale vocazionale, per dire anche che c'è bisogno di pregare, come dice nel Vangelo lui stesso Gesù, per le vocazioni. Ora, tu ci dici un po'
e ci confermi che qua proprio i funghi non ci sono all'improvviso, ci sono i seminaristi invece. Certo, ci sono i seminaristi. Allora, se tu permetti, io ti racconto un aneddoto. Certo, volentieri. Ricordo benissimo un giorno, un pomeriggio di un mercoledì, io stavo seduto lì, ecco, uno dopo l'altro. A un certo punto si apre la porta, davanti a me, davanti alla specie di scrivania che c'era, arriva, si mette seduto un giovane, si mette seduto, mi guarda e mi dice: non mi basta, non mi basta. E che vuoi dire? E sto facendo questo servizio, ma non mi basta, voglio fare qualcosa di più. E da lì è nato, ecco, l'idea di entrare in seminario. Oggi è un sacerdote felice che sta a servizio della Chiesa di Roma. Questo, il non mi basta, mi fa capire che c'era tutto quanto un percorso spirituale della persona che nasce dalla famiglia, entra dentro la comunità cristiana e dalla comunità cristiana poi si mette entra dentro la persona e la persona si mette a servizio a sua volta della comunità cristiana. Se permetti, te ne racconto ancora un altro, dai, dai. Perché credo che sia anche questo qui molto significativo, proprio perché mi sembra che tocca quel punto che tu hai detto. C'è un'altra esperienza che ho fatto con la mia parrocchia, quella parrocchia lì. Io ho aperto nel 1991, quindi il secolo scorso, un gemellaggio parrocchia di Roma con una parrocchia, con una comunità in Mozambico, una aldeia, un villaggio. E io andavo sempre giù, almeno due volte l'anno andavo giù, ecco così, in questo villaggio che era diventato il nostro villaggio, il villaggio gemellato con la parrocchia di San Frumento. Io andavo giù o da solo, con delle persone, molte volte con dei giovani che venivano giù con me. Ricordo benissimo, ecco, il giorno in cui, venendo con me una ragazza, era venuta, si era laureata da poco, quasi come premio della sua laurea, è voluta venire in missione a vedere, ecco, questa realtà, a capirla, a comprenderla. E ricordo benissimo con questa ragazza, ecco, no, stando lì, gli occhi erano spalancati, la situazione, il cuore gli batteva, aveva quasi sempre in braccio un bambinetto piccolo piccolo che era pelle ossa, si chiamava Paito. Era un bambino che mangiava e poi la rifaceva subito, proprio poi dopo poco tempo è morto. Questa ragazza stava sempre con questo bambino in braccio. Terminata questa esperienza, viene da me e mi dice: cosa posso fare per andare a servire quella gente? E allora io l'ho messa in contatto con le suore missionarie della consolata. In questo momento questa ragazza, adesso è diventata suora, sta nel Nord America a servizio delle popolazioni del Nord America, così le popolazioni autoctone del Nord America. Quindi io, questo ritorno, ecco, sul concetto di prima, ecco, era una ragazza cresciuta, ecco, dentro la comunità parrocchiale, dietro le spalle la sua famiglia, la preghiera, il servizio, la disponibilità ha permesso che la sua vita fosse messa a disposizione in maniera più profonda e più bella per la Chiesa e per le persone che avevano bisogno. La frase che tu hai detto, ecco, non nascono come funghi, è verissima. È verissima. C'è un substrato, ecco, necessario, ecco, sotto la persona, perché non si può improvvisamente da un giorno all'altro, certo, così far nascere, ecco, un servizio agli altri, e se prima non si è maturato profondamente un rapporto con il Signore, un rapporto anche di servizio con gli altri. Ecco, sempre qui dal seminario degli Oblati del Divino Amore abbiamo così la grazia, diciamo pure, di avere due seminaristi che ci portano la loro testimonianza. Ciao! Ciao! Sai che il Papa ha parlato di voi, e ha detto: i futuri preti hanno bisogno di un periodo di formazione. Non sono come i funghi che nascono all'improvviso, dalla notte alla mattina, eh? Allora, ci racconti te come stai vivendo da seminarista, dopo averci detto il nome, da dove vieni, e cosa facevi prima, e come vivi questo momento di formazione? Lo vivi bene oppure lo vivi un po' con sofferenza, volerti già essere ordinato sacerdote, già andare con la gente? Raccontaci un po'. Io sono Andrea, di Roma, e prima di venire qui in seminario ero un ufficiale dell'esercito. Per quanto mi riguarda, questo cammino è intanto un cammino di grazia, e credo che prima di tutto siamo chiamati a rispondere con il nostro sì alla chiamata del Signore,
e poi lasciare che la grazia operi in noi, quindi accogliere e piano piano camminando lasciarsi spogliarsi proprio del proprio delle proprie certezze, delle proprie convinzioni e lasciare che il Signore si compia l'opera d'amore su ciascuno di noi. Ecco, questo credo che sia un passo importante da fare sia all'inizio ma anche da ripetere lungo il cammino. In particolar modo credo rinnovare il sì in ogni momento della giornata, nelle preghiere, nella nostra vita quotidiana all'università. È un sì che va rinnovato e qui siamo al santuario della Madonna del Divino Amore. Questo sì lo mettiamo nelle mani di Maria. Bene, ciao. Allora, tu come stai? Bene. ti volevo chiedere, invece, ci racconti una cosa un po' più intima tua. Come mai tu sei giunto qua al seminario del Divino Amore e come è nata la tua vocazione? Siamo un po' curiosi con te. Ciao a tutti, la mia vocazione è iniziata da 7 anni, ho iniziato come chierichetto. Tu come ti chiami? Mi chiamo Gilmar, sono della Colombia. Colombia? Sì, e quindi di lì ha iniziato tutta la vocazione e soprattutto quel chiamato, la chiamata del Signore. Ho iniziato con gli Oblati del Divino Amore, che stanno ancora in Colombia, e quindi ho iniziato a conoscere un po' anche la realtà del Divino Amore, quell'amore alla Madonna che sempre mi ha chiamato tanto l'attenzione, no? E dopo ho iniziato lo studio del liceo, finito a 16 anni, e subito ho iniziato questo processo, no? Di vedere se realmente era la chiamata del Signore, sì, o era soltanto che mi stavo facendo io stesso la chiamata. Dopo a 21 anni sono venuto a Roma, ho iniziato la formazione e veramente è una gioia essere qui e soprattutto stare nelle mani della Madonna del Divino Amore, che è la cosa più bella. Bene, grazie, interessante. Cominciata molto presto, da piccolo. Senti un po', sempre in quel discorso lì dove il Papa usa la metafora del funghi per parlare dei seminaristi, i futuri preti, dice attenzione che nel periodo di formazione i seminaristi devono rendersi conto che sono venuti dal popolo, no? Dalla gente, dalla tua famiglia, dalla tua comunità parrocchiale, però poi devono rimettersi nel popolo. Ecco, allora io chiedo a te, tu hai questo desiderio già fin da adesso e questa consapevolezza di poi ritornare dopo questo periodo di formazione ad essere con un altro ruolo come pastore, come guida, ma però in mezzo al popolo e stare in mezzo al popolo? Hai questo desiderio? Ecco, a me viene in mente in merito la pagina di Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando Gesù agli apostoli dice date voi stessi da mangiare. Ecco, quindi essere un pastore per il gregge, per il popolo, è darsi, offrirsi, darsi a mangiare proprio effettivamente, come, e quindi rendersi pienamente disponibili, offrirsi completamente a quello che l'opera del Signore vuole compiere nel sacerdote per il popolo, affinché tutte le anime che vengono affidate a questo pastore ritornino a lui. Ultima domanda a te, che ormai io ti ho puntato, abbiamo parlato di cose intime, anche questa domanda riguarda un po' l'intimità. Vorrei chiederti, spiegaci un po' noi che non viviamo, conosciamo poco il seminario, come avviene la formazione prettamente spirituale, cioè intendo dire i momenti di preghiera, i momenti liturgici, i momenti di meditazione qui nel seminario qua del Divino Amore di Roma. Sì, certo, abbiamo le preghiere comunitarie, la lodi, la mattina, la messa, i vespiri e anche la lezione divina, anche abbiamo la formazione con il Padre spirituale. Abbiamo quel momento di parlare
con il Padre spirituale e soprattutto vedere un po' la nostra vocazione. Usciti dal seminario del Divino Amore, entriamo nella cucina delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, qui a Roma, dove ci ospitano sempre per approfondire il Vangelo, mentre la nostra chef, Suor Erminda, cucinerà un piatto che scopriremo fra qualche minuto. Il brano sul quale vogliamo meditare è il brano delle vocazioni, esattamente quando Gesù dice ai propri apostoli: la messe è abbondante, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe perché mandi operai nelle sue messe. Vediamo allora di analizzare questo versetto del Vangelo di Matteo partendo dal contesto, cioè in quale contesto Gesù pronuncia questa esortazione di pregare affinché ci siano vocazioni per il sacerdozio, per le suore, per i frati, per la consacrazione in generale. Ai due versetti precedenti c'è scritto che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, annunziando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie. Ecco qual è il contesto. Gesù sta camminando, non sta chiuso in una stanza, in un luogo, ma va in mezzo alla gente. E quale gente? Di ogni tipo. Perché abbiamo sentito gente che sta in città, ma gente anche di periferia, che è nei villaggi. E mentre è in mezzo a queste persone, ecco che insegna, cioè annuncia la parola di salvezza, esattamente il Vangelo, la buona novella. Ecco allora già un primo insegnamento da questo contesto. Anche noi dobbiamo, come cristiani, avere il coraggio di andare in mezzo alla gente e parlare della buona novella. La prima indicazione è proprio questa. Siamo abituati ad andare alle altre persone soltanto per parlare di cose tristi, per dire: vedi cosa è successo, vedi cosa hanno fatto, hai sentito il telegiornale, che notizie negative. Invece qui Gesù annuncia la buona novella, non si ferma in chiacchiere, in lamentele, ma esattamente annuncia le belle cose, le belle notizie, che ce ne sono sempre. Mentre annuncia la buona notizia, le notizie positive, poi fa anche qualcosa, dice qua il Vangelo, e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Certo, Gesù guariva veramente anche con i miracoli, le malattie e le infermità, ma interessante è che l'Evangelista Matteo dice per due volte ogni malattia, ogni infermità. Perciò non dobbiamo solo pensare che Gesù guariva le malattie fisiche, quelle che ci vengono più immediate, oppure le infermità, il paralitico, il cieco, eccetera, ma guariva anche e soprattutto le malattie e le infermità spirituali. Ecco anche qui subito un'applicazione. Anche noi in un certo senso possiamo essere dei medici, ascoltando magari le persone che incontriamo, dandogli un aiuto, standogli anche solo vicino, andando magari proprio a trovare le persone che sono malate in casa, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle RSA, eccetera. Però noi possiamo fare anche questo. Camminando, annunciamo la buona notizia, diamo buone notizie, vediamo quello che c'è nel mondo e di positivo, e poi guariamo anche le persone, magari proprio ascoltandole. Poi cosa succede? Al versetto successivo c'è scritto che vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Cioè, quando tu sei in mezzo alla gente, vedi la sofferenza che c'è. Fin quando noi siamo davanti a uno specchio e ci guardiamo egoisticamente i nostri problemi, le nostre difficoltà, i nostri malanni, si amplificano e basta.
Se invece andiamo in mezzo alla gente, come abbiamo visto nel verso precedente, ci accorgiamo che i problemi, le difficoltà, le sofferenze altrui sono più grandi delle mie. Allora le mie si ridimensionano e anche le mie lamentele si annullano, assolutamente si annullano. Ecco l'importanza di andare in mezzo alla gente, l'importanza di stare con chi soffre e non rimanere davanti allo specchio. Questo non significa assolutamente consolarsi con chi sta peggio, ma significa esattamente condividere le sofferenze altrui e farsene carico. Poi arriviamo al versetto che abbiamo detto all'inizio, cioè quando Gesù disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore delle messe perché mandi operai nelle sue messe. Interessante che appunto non lo dice a persone esterne, ma lo dice proprio ai suoi discepoli di pregare perché il Signore mandi operai nelle sue messe. Cioè gli stessi discepoli, gli stessi apostoli, potremmo dire noi oggi, gli stessi sacerdoti, le stesse suore, gli stessi frati, devono essere i primi che preghino, i primi che pregano perché ci siano le vocazioni. Poi, perché Gesù usa questa immagine delle messe? Noi sappiamo che le messe, che dice Gesù, non è la messa al plurale, no. Le messe sono esattamente il frumento, le spighe di frumento dorato, quello che noi vediamo di solito a giugno nei nostri campi qui in Italia, e sono pronte per essere raccolte, per poi messe nel granaio. Ecco, qui Gesù dice questa immagine per dire l'urgenza che c'è, perché se io non raccolgo questo frumento in un breve arco di tempo, va a male, marcisce. Ecco allora l'urgenza di pregare affinché ci siano operai. Ma c'è sotto anche un'idea molto ancora più profonda qui, con queste messe qua. Il fatto che nel mondo, lo accennavamo già prima, non c'è solo il negativo, ma c'è anche il positivo. Cioè, diciamo sempre, quanto marciume, quanto negativo, quanta violenza c'è. Invece dicendo che ci sono tante messe pronte, vuol dire che c'è già qualcosa di bello, di maturo, negli uomini, nelle donne di oggi, qua. E questa è una capacità immensa, Saper vedere già nel fratello, nella sorella, il positivo. Ecco l'immagine delle messe, cosa vuol dire. Cioè c'è già adesso, non ma domani forse maturerà, ma domani ci sarà di bello. No! Perché ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha i suoi spazi. Io abito in un posto dove c'è anche, oltre il lago, c'è anche tanta vigna, no? Franciacorta. Per esempio lì cominciano a raccogliere l'uva ancora ad agosto. Uno direbbe, ma quello la raccoglie troppo acerba. È l'osservazione che io facevo ai miei genitori quando ero piccolo. No, invece deve essere proprio la corta acerba, perché altrimenti per il tipo di vino che fanno, lo spumante, non andrebbe bene se fosse più matura. Ecco allora quest'idea delle messe qua. Non dobbiamo aspettare che uno sia perfetto per fare qualcosa, per attingere e apprezzare in lui qualcosa, ma magari ha già qualcosa in sé, solo che sono criteri diversi dai miei, diversi dagli altri. Bene, allora dopo questo invito, noi adesso guardiamo che cosa c'è di pronto in cucina, perché mentre abbiamo fatto questa esemplificazione del Vangelo di Matteo, le suore hanno preparato un ottimo piatto con i funghi e adesso andiamo a scoprire qual è. Sora Erminda, dici un po',
Che piatto ci hai preparato, prelibato con i funghi? Ecco il risotto con i funghi.